anche grazie dell'invito della sede che ci ospita questa sera. Considerando quest'antologia, dal titolo Lo sguardo cattolico, e mettendolo in relazione con il volume singolarissimo giornale che ha celebrato i 150 anni dell'Osservatore Romano, voglio anzitutto sottolineare l'elemento di svolta di cui si parla nell'editoriale, quando si dice che sono l'espressione appunto di una svolta che si è prodotta, addirittura si cita il giorno, il 28 di ottobre del 2007, anno in cui si è realizzato questo rinnovamento. Nel riguardare questi editoriali in connessione con gli articoli pubblicati appunto nel volume sui 150 anni, riguardare perché in genere magari con qualche giorno di ritardo, perché non arriva mai proprio lo stesso giorno, in genere questi li ho letti, ecco, quindi sono andati assimilandoli man mano. Un elemento ha suscitato la mia curiosità, ma non solo la mia, dal momento che l'allora Giovan Battista Montini, poi nostro cardinale, arcivescovo e poi papa, è già stato appunto citato, una curiosità mi ha colpito ed è proprio il singolare legame che unì Giovanni Battista Montini prima e Paolo VI poi all'Osservatore Romano. Una cosa molto particolare, no? Anche legata alla sua storia, alle sue vicende, al suo impegno in segreteria di Stato. A ben vedere non poteva essere diversamente, in forza della fine sensibilità culturale e dello sguardo veramente cattolico, che fin dagli inizi del suo percorso sacerdotale, come possiamo vedere ormai dall'abbondantissimo materiale che continua a essere sfornato dall'Istituto Paolo VI, contraddistinsero fin da giovane il Monsignore Bresciano. Sarebbe bello avere il tempo di riprendere in mano il testo citato dal direttore nella sua introduzione al volume, no? Cioè mi riferisco all'articolo del 61 sulle difficoltà dell'Osservatore Romano, pubblicato su un numero speciale uscito in occasione del centenario dall'allora arcivescovo di Milano, uno scritto noto, molto acuto, di grande respiro e attualità, come è già stato detto. È una lettura che vale la pena ripercorrere. Però io voglio fare riferimento ad un altro testo montiniano, apparentemente distante da quello, che da un diverso punto di vista suggerisce, a mio avviso, una prospettiva adeguata per comprendere la singolarità dell'apporto che l'Osservatore Romano oggi più che mai offre all'odierna società plurale. È un breve scritto pubblicato addirittura nel 1946, alla fine della Seconda Guerra, come introduzione a una voluminosa opera di presentazione dello Stato della Città del Vaticano intitolata Tu Cur Vaticano. Ecco. Sebbene i responsabili del notiziario dell'Istituto Paolo VI, che lo hanno ripubblicato, abbiano voluto farlo comparire sullo stesso quaderno e immediatamente prima dell'articolo a cui prima abbiamo fatto riferimento, nel testo in questione non compare alcun riferimento esplicito all'Osservatore Romano. Però, nel descrivere la peculiarità del Vaticano, ci aiuta a cogliere lo specifico apporto del giornale, almeno a me ha aiutato, così come si può anche vincere proprio dalla lettura degli editoriali pubblicati, il che mostra la forte continuità del giornale pur dentro gli elementi di opportuna discontinuità. In una prosa assai elegante e molto raffinata, che era tipica dello stile di Montini, egli esordisce rivolgendosi direttamente
al lettore e visitatore dello Stato Pontificio e cerca di aiutarne lo sguardo, appunto, di fronte alla singolarità che si trova davanti visitandolo. Dice l'allora Monsignor Montini: chiunque tu sia, non potrai sfuggire, appressandoti alla mole michelangiolesca della Basilica di San Pietro e ai solenni edifici circostanti, ad una spontanea, imperiosa domanda: quale interesse ha oggi per noi il Vaticano? È attuale la domanda. Per poi ricavare che di fronte al Vaticano non è possibile rimanere indifferenti, anche questo è documentato ogni giorno. Concludendo, cito: osservare e definire, qui sta forse la differenza psicologica della visita della città del Vaticano con quella a qualsiasi altro grande monumento dell'antichità, il Foro Romano, le piramidi, il Partenone, i resti di Ninive o della civiltà degli Incas. Per questi basta osservare, qui bisogna anche definire. Qui c'è qualcosa di superstite, di sopravvissuto e perciò di presente, che merita un giudizio, che esige un incontro, che impone una riflessione, uno sforzo interiore, una sintesi spirituale. Ecco, ho citato tutto in vista di quest'ultima frase perché io credo che l'osservatore romano forse non sollecita il lettore a questo stesso definirsi, a questa necessità di giudicare, a questo incontro, a questa riflessione, a ciò che con il linguaggio del suo tempo Montini chiama una sintesi spirituale. A me sembra di sì, cioè sembra proprio che la peculiarità, il giornale diversissimo, stia in questo processo che mette in moto nel lettore. E anch'io credo che il livello adeguato per comprendere l'osservatore romano sia di situarsi a livello della cultura, nella sua cultura intesa come la definì nel celebre e insuperato discorso all'UNESCO Giovanni Paolo II, cultura come esperienza anzitutto, prima che cultura riflessa, cultura di primo grado, come diceva Maritain, prima di essere cultura di secondo grado, degli scholars, degli specialisti. Allora, cultura quindi intesa come espressione dell'umanum. Mi pare che ciò che quotidianamente l'osservatore offre, fin dal modo con cui il giornale impaginato e i diversi sguardi sul reale ci viene offerto, sia proprio quello di stimolare a un lavoro culturale. Ma allora io voglio cercare di dire come lo vedo io questo lavoro culturale che l'osservatore pratica, diverso rispetto a quelli, come già stato rilevato, delle cosiddette pagine culturali dei nostri giornali, che peraltro adesso in questi ultimissimi tempi stanno guadagnando, mi pare, col nuovo inserto del Corriere della Sera, con altre attenzioni, forse stanno un po' uscendo più che dalla autoreferenzialità, da quella perdita della effettiva critica letteraria che è stata una grande forza nel nostro paese fino all'inizio degli anni Ottanta. Credo che questo recupero, se verrà perseguito, sarà molto importante per l'Italia. E quindi saluto volentieri la nascita dell'inserto culturale del Corriere, che ho trovato, per quel che posso riuscire a leggerlo, stimolante. Però volevo tentare di dire come nutre me
culturalmente la lettura dell'Osservatore Romano. C'è una bellissima frase dell'allora Cardinal Ratzinger sulla quale vale la pena meditare, almeno da parte di chi si professa cattolico o di chi crede che un paragone con la vita concreta della fede sia fondamentale ancora oggi per la nostra vita. Scrisse l'allora Cardinal Ratzinger: non esiste la nuda fede o la pura religione. È evidente che qui l'interlocutore indiretto è Barth. In termini concreti, quando la fede dice a me uomo, all'uomo, chi egli è e come deve incominciare ad essere uomo, la fede crea cultura. Anzi, la fede è essa stessa cultura. Se appunto la cultura è un'espressione dell'umano e la fede ti dice chi è l'uomo e come di cominciare ad essere uomo, è in se stessa cultura, è visione dell'uomo, del sociale, del suo rapporto col cosmo. Conviene, in proposito, però, aggiungere una importante considerazione sul nesso fede, cultura, culture. Bisogna sempre tenere insieme le due cose perché le culture sono molte, ma alla fine, come le etnie sono molte, ma c'è una famiglia umana, alla fine le culture sono molte, ma un riferimento alla cultura è inevitabile. E voglio aggiungere questo dato, cioè a partire dal momento in cui la fede diventa cultura, e lo diventa inesorabilmente, basta pensare alla dialettica quotidiana su tanti temi, sui cosiddetti temi scottanti, le red issues con i quali siamo coinvolti tutti i giorni, quando la fede diventa cultura si espone inevitabilmente ad un altro singolare processo, caratterizzato in un certo senso da un movimento opposto al primo. Se il movimento che va dalla fede alla cultura è centrifugo, questo stesso movimento, siccome la cultura evolve, si determina, si autodetermina in una società, suscita, a partire da come le culture di fatto interpretano a loro volta la fede, che si dispiega in tutta la sua dimensione pubblica, un movimento centripeto. Perciò, quando parliamo di fede e cultura, dobbiamo sempre tener conto di questo doppio movimento. La fede è cultura e la cultura interpreta la fede. Questo è un punto su cui si lavora molto poco nel panorama anche cattolico, purtroppo italiano. Sono molti i modelli di interpretazione culturale della fede e ce ne sono taluni che sono dominanti e spesso assai poco criticamente sorvegliati da scadere in pregiudizio, ma il pregiudizio quando diventa organico si fa ideologia e dall'ideologia, come diceva Marx, nasce sempre una copertura delle radici e quindi nasce sempre la tentazione utopica, che è la tentazione del non luogo e che è sempre, sempre, presto o tardi, come ci ha mostrato il secolo breve, per forza di cose violenta. Allora bisogna guardare al nesso fede, cultura, culture secondo questo doppio movimento. Parlando in una società plurale, dobbiamo ovviamente parlare di culture e parlare delle interpretazioni che loro fanno della fede, mostrandone sia la rilevanza storica che la forza dialogica, preferisco usare questa parola alla parola dialettica. Dicevo che lo fanno in vari modi, riducendola spesso, se non addirittura strumentalizzandola, come avviene in modo dolorosamente clamoroso nei fondalismi integralisti che sono spesso violenti. Allora, tra fede e cultura si crea una sorta di circolo ermeneutico in cui noi tutti siamo quotidianamente immersi, che ininterrottamente va dalla fede alla cultura a culture e dalla cultura a culture alla fede. Questo circolo, a ben vedere, almeno dal punto di vista di uno sguardo teologico, è ricompreso in quello più ampio, ma caratterizzato dallo stesso doppio movimento
centrifugo e centripeto, che è proprio del binomio evangelizzazione-inculturazione, guarda caso, non a caso, messo in luce proprio dall'Evangeli Nuziandi di Paolo VI. Allora, a me sembra che il pregio degli editoriali e più in generale della nuova fase dell'Osservatore Romano, io sono molto affezionato anche alle analisi sintetiche di politica internazionale che vengono quotidianamente pubblicate. Allora, il pregio sia quello di situarli, questi editoriali, appropriatamente all'interno di questa grande sfida che quotidianamente è posta da questo circolo ermeneutico. Fatto da un giornale che, non dimentichiamolo, è sparso in tutto il mondo e che cerca di aiutare non soltanto i cattolici, ma tutti coloro che si paragonano con serietà, anche con serietà critica, a stare meglio nel proprio tempo e a edificare quella vita buona di cui così tanto sentiamo, avvertiamo in questa fase di travaglio la necessità. Allora, l'internazionalità, l'ecumenismo, il dialogo interreligioso, i grandi temi della bioetica e della scienza, dell'economia, così come il ricorso a collaboratori curiosi, cioè che si pongono la questione del perché, perché questo credo sia il criterio della scelta delle personalità che scrivono. Preoccupazione spesso obliterata nel dibattito di oggi. La questione del perché è sempre più rimossa e dimenticata, e quindi non si può dialogare bene, non si guarda mai alla ragione dell'altro, non si guarda mai alla sfumatura. Se c'è una nostalgia in questo tempo un po' troppo, come dire, un po' troppo occupato mass mediaticamente, è che non si può mai sfumare quando si parla con i giornali, è sempre o bianco e nero, mentre invece tante volte è grigio, e bisogna andare alla radice dell'argomento che l'altro porta. È per questo che sono avvantaggiati in questa società non i tipi come me, ma quelli che hanno la capacità di essere folgoranti e di dire in una frasetta tutto ciò che devono dire. Questo è un dono che io non ho, quindi me ne scuso, insomma. Ecco. Allora, questo ricorso anche a componenti di altre confessioni, di altre religioni, di laici, con uno speciale peso dato alle donne, questa è una cosa, non lo dico demagogicamente, è una cosa molto molto importante, e come tra l'altro proprio la liturgia di questi giorni ci ricorda, insomma, è una cosa dell'altro mondo riflettere sul fatto che Gesù è apparso anzitutto alle donne e in primis a Maria Maddalena. Cioè, non è un particolare, tutti ci saremmo aspettato che fosse apparso ai capi, a quelli che poi avrebbe mandato. Lui ha fatto un'altra scelta e non abbiamo ancora tirato tutte le conseguenze di questa scelta. È importante che... Quindi questi tratti di questa nuova fase dell'osservatore, che mantiene un aspetto ben delimitato di ufficialità e di autorevolezza, lo rendono uno strumento prezioso del necessario narrarsi e lasciarsi narrare, di cui ha inevitabilmente bisogno una società plurale, per tendere al massimo riconoscimento reciproco. Voglio aggiungere un'ultima notazione, sempre partendo dallo scritto citato di Montini. Diceva in quel testo che è molto importante che chi guarda alla realtà del Vaticano, ma potremmo adesso uscire da questa delimitazione e parlare della Chiesa come tale, deve aver sempre ben presenti i diritti di Dio e della coscienza umana. I diritti di Dio. Chi parla più dei diritti di Dio oggi? Non solo si parla troppo poco dei dogmi, parola nobile, vuol dire i misteri della fede, non vuol dire affermazioni acriticamente poste. Si parla poco dei dogmi e quindi
si perde di vista la potenza culturale dei misteri della fede. La potenza culturale, per esempio, ho avuto occasione ieri sera di rileggere un articolo di Balthasar stupendo che vi consiglio, contenuto in uno del volume degli Schizzi, Homo Creatus Est, dal titolo Persona, sesso e morte. Un testo scritto, uno degli ultimi testi scritti da Balthasar, 86, una decina di paginette, un po' appunto dense, come nel suo stile, e lì si vede molto bene come, parlando della morte singolare di Cristo, si possa capire in profondità il senso della nostra morte comune e si possa incominciare a capire nella sua densità profonda cosa sia il dato che ognuno di noi è situato dall'origine dentro una differenza sessuale, mettendo in relazione il nesso inscindibile sesso e morte, quindi già vedendo le applicazioni che oggi si fanno relativamente al neoevoluzionismo biologico, alle neuroscienze, eccetera, di cui Balthasar, soprattutto delle seconde, non aveva cognizione, ma soprattutto mi interessa notare che una riflessione cristologica potente illumina un aspetto di dibattito così attuale nella nostra vita di tutti i giorni. Ma tutto questo, quando ho incontrato io, i giornalisti il giorno di San Francesco di Sales, ho appunto fatto un nesso per spiegare la differenza tra la differenza nella Trinità e la differenza sessuale, e uno dei giornalisti mi disse: ma finché lei parla di Trinità e di Cristo, non avrà spazio sui nostri giornali, cosa serve parlare della Trinità? Ma io non ne parlavo astrattamente, mostravo le implicazioni attuali dei misteri. Io spero che ritornino giornalisti capaci di scrivere di questo, cioè me lo auguro fortemente. Ma comunque la formula "i diritti di Dio della coscienza umana" riprende in fondo i due motti presenti sulla testata dell'osservatore: il motto religioso "non prevalebunt", con buona pace dell'amico Margiotta Broglio, e l'altro laico "unicuique suum", come a dire che c'è una unità profonda tra Dio e l'uomo nella proposta della verità e del bene della comunità umana. Un uomo non sta bene se non ha un buon rapporto con se stesso, con gli altri e con Dio. C'è da fare, è una condizione. Dopo Dio uno può avere una percezione del trascendente, uno può essere nella ricerca, può essere attraversato da un dubbio più o meno doloroso, più difficile per chi si adagia, si accomoda in una sorta di beatitudine Gaia che talora è dominante nella nostra società, ma tuttavia questa unità è fondamentale. Allora, l'espressione montiniana, che vuol descrivere il compito pastorale del successore di Pietro, anticipa nei fatti in modo profetico l'insegnamento della Dignitatis Humanae, con cui il Vaticano II ha proposto che i diritti di Dio e quelli della coscienza umana siano considerati come sono, assolutamente non in contraddizione. Non in contraddizione. Allora, ripercorrere i 100 editoriali del volume di Uno Sguardo Cattolico mi sembra essere una buona riprova di questa verità. Grazie.